Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Cambiano i criteri per l'accesso al buono scuola. Lo ha deciso l'Assemblea nella seduta dell'11 novembre. Per accedere al contributo, il nucleo familiare dell'allievo dovrà avere un reddito ISEE inferiore a 26.000 euro. Prima erano 40.000. L'assegno sarà elevabile dell'80% in caso di alunni disabili. Daniele Valle, Partito Democratico. Abbiamo evitato le storture che erano presenti gli altri anni, in particolare il fatto che ci fosse un rapporto tra l'incidenza della rete sull'ISEE e che quindi famiglie più abbienti pagando di più passassero avanti, diciamo, nella fila a chi invece presentava situazioni ISEE più basse. Questo per un principio di equità e di maggior sostegno alle famiglie con più difficoltà. Gianna Gancia, Lega Nord. Crediamo che siano assolutamente insufficienti i fondi stanziati sul capitolo per quel che concerne la possibilità della libera scelta delle famiglie rispetto all'istruzione dei propri figli. Fossero state stanziate maggiori risorse sul capitolo delle scuole paritarie avrebbe comportato un risparmio. Sempre l'11 novembre il Consiglio ha approvato il rendiconto della Regione Piemonte per il 2013. Il documento riporta un disavanzo di 2 miliardi 656 milioni di euro. Debiti, mutui e prestiti a carico della Regione a fine esercizio 2013 ammontano a poco meno di 6 miliardi di euro. Walter Otria, Partito Democratico. Il rendiconto 2013 che purtroppo chiude con un risultato fortemente negativo. Dovranno discendere delle politiche già assestamento di quest'anno 2014 in parte contiene le misure che vanno, diciamo, a far fronte a questa difficilissima situazione. Mauro Campo, Movimento 5 Stelle. Vogliamo sottolineare come in tre semplici legislature si sia sostanzialmente disintegrato il sistema economico della Regione Piemonte. La cosa che critichiamo maggiormente è il fatto che non emergono approcci politici che volgano a provare a risolvere la questione dal punto di vista del riattivare l'economia piemontese. Dopo 10 anni di viaggio nello spazio, la missione Rosetta il 12 novembre ha raggiunto la cometa P67. Per presentare l'evento, lo scienziato cuneese Bruno Gardini, che per 15 anni ne è stato responsabile, è stato ricevuto a Palazzo Lascaris dai presidenti Laus e Chiamparino, con numerosi assessori e consiglieri. Nell'incontro Gardini ha illustrato l'impresa dell'Agenzia Spaziale Europea, nella quale l'industria italiana e piemontese sono capofila. Prorogata fino al 16 gennaio a Palazzo Lascaris, la mostra Matite di guerra, satire e propaganda in Europa 1914-1918, vignette satiriche sulla Prima Guerra Mondiale. La mostra, promossa dal Consiglio regionale Consulta Europea, è curata da Dino Aloi e raccoglie giornali di trincea, disegni, libri, cartoline d'epoca e tavole originali realizzati da artisti e disegnatori di tutta Europa. Ed è tutto dal Consiglio regionale. Vi ricordiamo che potete approfondire queste notizie sul sito www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.